Ciao amici, bentornati in un nuovissimo vlog della mia vita qua a Milano. Io abito a Milano da febbraio e sono qui ormai da quasi 6 mesi e ho deciso di fare un weekend vlog dove passiamo un po' di tempo insieme nella mia vita qua milanese. In estate fa un caldo pazzesco, ma noi ci destreggiamo bene tra unboxing, parliamo di moda, parliamo un po' di cibo, vi faccio vedere che cosa faccio questo weekend. Sono sempre molto felice di portarvi in queste giornate con me, io spero che questa tipologia di video vi piaccia, quindi sì, iniziamo la giornata. Bonjour, piccolo momento unboxing, mi appoggio la telecamera e spacchettiamo. Questo l'ho aperto ma cioè non ho guardato cosa c'è dentro, apriamolo insieme. Appoggiamo i pacchi qui, vi posiziono tipo lì. Che dite, ci può stare questo momento unboxing così? Allora, ho 2 pacchi da aprire con voi oggi. Il primo è questo qua, il pacco è da parte di Corazona Beauty, che mi ha contattato. Io sono sempre felicissima, ovviamente, di provare prodotti nuovi. Sapete che adoro la skincare, il makeup, tutti i prodottini femminili, io li amo. Non sono una che si trucca tantissimo, ma adoro trovare dei prodotti veramente validi, cioè sono molto selettiva per questa cosa. Se un prodotto non mi piace me ne rendo subito conto e mi scoccia anche consigliare cose che non mi piacciono, e quindi fate tesoro di tutti i consigli che vi do per quanto riguarda beauty, makeup, capelli. Io sarò sempre molto sincera. Questa è la scatolina, si presenta così. Raga, ma che bella! Guardiamo insieme se vi va. Allora, abbiamo una spugnetta per il make-up. Poi ho preso un sacco di ombrettini singoli, molto belli alcuni di questi. Illuminante liquido, ciglia finte. Poi qui abbiamo delle palettine. Apriamo. Ah, questo è un illuminante. Ho cambiato posizione perché qui c'è una luce migliore, un po' più favore di luce. Vi ho messo questo qui, glitter primer. Figo, pack molto carino. Wow, questo praticamente è un primer. Questa è la palettina dove metterò tutti gli ombretti singoli, molto carina come idea. Per me è ottimo testare i prodotti di un brand in questo modo, quindi avendo più cose, perché capisco cosa mi piace, cosa preferisco, cosa consigliarvi. Allora, questa è la palettina di tutti i colorini azzurrini, super carina per l'estate. Vediamo un po'. Questa più dai toni caldi. Una di queste cosine vorrei regalarla a una di voi. Magari lasciatemi un commento col nome Instagram così la spedisco random. Questa palettina qua. Questo che è un bronzer. Wow, ma che bella questa. È in velluto. Bella, bellissima questa, ragazzi. Wow, tutti glitterini. Bene, questo è tutto il bottino di Corazona Beauty, testerò e se ci sarà qualcosa di interessante avete capito che vi farò sapere. È un brand low cost di make-up. Si possono fare make-up low cost? Forse, devo testare e capire se sono prodotti che valgono la pena. Questo, raga, è uno dei pacchi più attesi del mese per me, perché adoro il sito di Look Fantastic e trovo veramente dei prodotti incredibili. Questa volta ho un sacco di chicchettine, alcune le voglio provare in questo video. Olla, vediamo un po', tutta carta. Wow, no vabbè, no vabbè, ragazze. Io ho sempre un codice sconto dal sito che fa abbassare tantissimo il prezzo di ogni singolo prodotto, pazzeschi. E tadan, ecco qua. Allora vi faccio vedere, ho preso un set bellissimo di maschere, poi ho preso questi qua che sono tutti patches, sono in fissa con i patches, per ora prendo questi qua, però sul sito ce ne sono tantissimi, validissimi, su Look Fantastic. Queste maschere sono la vita. Io le uso ogni 2 settimane, quando proprio ho un evento, qualcosa che mi va di avere una pelle perfetta, prendo loro, le faccio, è veramente pazzesca. Poi ho un po' di prodottini make up da testare. Questo, questo qui è un burro cacao di questo brand che vedo tanto in giro, e con SPF, BB cream, palettine. Olaplex, testiamo loro questo mese, vi aggiorno assolutamente. Solari, adoro, Garnier, semplicissimi, più economici, su Look Fantastic ce ne sono un sacco.
prendeteli perché con il mio sconto sono veramente super low cost. La Tangle Teaser rosa, come potevo non prenderla? Io ho la stessa identica spazzola che uso da anni, veramente, però è nera. Questa è rosa, raga, cioè io l'ho presa e sarà la mia piccolina, bellissima. È fantastica se avete i capelli lunghi, con i nodi, si può usare con capelli bagnati, asciutti, pazzesca. Poi ho preso queste ciglia finte, che sono economiche, molto carine, di questo brand che mi piace. Questo set di Dr. Jart, che non ho mai provato e sono curiosa di provare. Questo che è un set di auto abbronzanti, sono molto curiosa di provarlo. Comunque scusate se sentite casino, ma c'è un po' di finestra aperta perché sto per uscire, non volevo accendere l'aria per un minuto. Vabbè, vi faccio sapere com'è tutto. Comunque su Look Fantastic potete usare il mio codice che è CarolinaLF, mi raccomando, perché ci sono un sacco di marchi, un sacco di prodotti, tutti scontati. Adoro il sito, ve lo dico sempre, se volete dei consigli poi scrivetemi. Siamo al supermercato e ho convinto Filo a prendere le clutch del caramello. Io metto via la maionese. Però mettevi la maionese perché ha detto prendiamo solo una spaghinata, che è questa. E, così dopo le proviamo insieme, magari con lui. E c'è un sacco di hype, lo sapete, e quindi voi che non le provo, le devo provare. Dopo le proviamo insieme? Dai, sì, per favore, per favore. Siamo rientrate a casa dopo questa mini spesa. Tra poco riusciamo perché andiamo a fare un aperitivo in centro, cioè non in centro, al parco con i nostri amici, poi vi faccio vedere. È una cosa che a Milano facciamo sempre, ma ora, cioè, non possiamo non assaggiare le gocciole al caramello. Grazie. Raga, ma che figo! Io sono una super fan del caramello, tanto che quando ero piccola con mia mamma eravamo ossessionate, mia mamma ancora adesso, con il gelato al cornetto, cioè il cornetto al caramello. Avete presente, no? Che c'è quello lì col caramello super buono, che c'è il caramellino sopra, tutto è strabuono! Lo vorrei riprendere adesso che ci sto pensando. Ho visto queste oggi e ho detto come non provarle? Sono super virali, che filo lo sapevi? L'esistenza di queste? No. E vieni qua allora che le proviamo. Uh-huh. Oggi e Filo diventiamo tester. Bello testare i cibi. Se dopo questo vlog vogliamo testare altri cibi nei prossimi vlog, nuovi, belli, figli, te saresti disponibile? Sì. Davvero? Sì. Ma per provare il cibo? Sì, non mi stava male. Sei tutto sudato. Raga, Peck super carino. Ti viene voglia di mangiarlo? Come sì? A te piace? Sì. L'altra volta quali avevamo provato? Quelle al cocco? Si sente l'odore! No! Sì. Confermo. Non dice stronzate. Carolina. Allora, vediamo l'aspetto. Sì, l'altra volta abbiamo provato quella al cocco. Aspetta. Però non in un vlog. L'aspetto è proprio molto differente rispetto alle classiche gocciole. Aspetto della gocciolina, vedete? No, non provarla! Stavo facendo una pazzia! Te amore non sei capace a fare i video test. Vai. Devi trattenerti. Amore, non provare. Sono pronto. Sono i pezzettini di caramello grossini che si vedono sulla gocciola. Però sono un po' più duri, non è il caramello sciolto. Ti direi di andare a provare. Pensare. Mi sto facendo un'opinione. Com'è? Allora, secondo me il caramello non è così presente quando lo mangi. Cioè, ce l'ha questo sentore di dolcino caramellino. Mm-hmm. Un po' si sente il caramello, però non troppo. Ma va bene, cioè, alla fine le gocciole sono buone così. 7,5. E anche io gli do 7. Gli do 7 perché sinceramente, cioè, si sente il caramello, però per una caramel lover come me, speravo di sentirlo ancora di più. Non lo so, probabilmente buone, ma non le ricomprerei, posso dire. Posso dire la mia opinione, che è questa qui. Non le ricomprerei, raga. Una delle cose che facciamo sempre ultimamente in quest'estate milanese è andare al parco, vari parchi, tipo Piazza Gaolenti. Ora adesso siamo in un parco, andiamo in un parco vicino a Porta Venezia, strabello veramente. Se passate per un picnic, per un pranzo, dovete venire perché è super carino.
Facciamo degli aperitivi. Aperitivi comprati al supermercato, nel senso che ci organizziamo con i nostri amici, prendiamo un po' di cosine da bere, un po' di stuzzichini e ci mettiamo sul parco con una coperta. Ci rilassiamo sostanzialmente. Poi abbiamo portato anche dei giochini, tipo Filo ha portato le carte, i nostri amici hanno portato un gioco in scatola. E niente, questa è una delle attività che mi piace fare di più con i miei amici qua a Milano. Questo è il parco. Questo gioco? Ta-da. Sì, alla fine, cioè, con imparare a giocare, sì. Sì, si sta. Sai ah, che mi usa piace di... più risico, però è bello. Buongiorno, oggi è venerdì e è il weekend, cioè si avvicina. È mattina, ho fatto un po' di mail, di lavoro, un po' di lavoro al computer e ora voglio assolutamente farmi una maschera, ho deciso di fare lei e quindi andiamo subito, mi metto il questo cosino per evitare di sporcarmi i capelli. Allora, queste maschere, a parte che è stra imbevuta di siero, oh mio Dio, l'ho aperta e esplode. Comunque queste maschere amo farle, ogni due settimane in realtà le faccio, idealmente vengono consigliate per una volta a settimana perché sono piene di siero e quindi hanno un sacco di ingredienti pazzeschi per la pelle, però prima del weekend sono veramente incredibili perché vi preparano la pelle per... me la rendono più bella per il weekend, ecco. Io le adoro, lo sapete, c'ho la fissa e c'ho la... collezione delle maschere. Oddio, c'ho l'odore del cocco, non ci credo, non troppo in realtà, giusto. Ah, è fatta molto bene. Che bello, adoro. Adesso la tengo su per 15 minuti e dopo vediamo la pelle. Ok, sono passati più di 15 minuti, nel frattempo ho fatto anche delle storie su Instagram e raga, togliamo. È una sensazione incredibile, una bomba, ve lo giuro, mi piace un sacco. Prendetela prima che finisce, prima che non la fanno più, perché merita tantissimo, dovete provarla. Poi col mio codice è super super scontata, tipo costa 2 euro, andate sul sito, c'è il link giù di questa maschera proprio. Si vede la differenza del prima e del dopo? Prima della maschera. Ieri nelle storie di Instagram vi ho chiesto cosa vi piacerebbe vedere in questo video di specifico, perché comunque quando faccio i vlog mi piace farvi vedere la mia quotidianità, le mie giornate, ma magari avete proprio delle cose che non vi mostro per dimenticanza mia oppure magari non mi rendo conto che può essere interessante. È stato super interessante infatti chiedervelo e... ci sono stati tanti spunti, quindi grazie a chi ha risposto, grazie a chi mi commenta, mi scrive sempre su Instagram, perché per me è super super interessante e importante, anche per capire cosa vorreste vedere, cosa vi interessa. E ora vorrei rispondere a una domanda velocemente, giusto per dare un po' di contesto a una cosa che effettivamente una persona non potrebbe capire bene. E la domanda in questione è: caro, ma perché fai sempre avanti e indietro Milano Rimini? Dove vivi in maniera stabile, a Milano o Rimini? Io vivo a Milano, qui sono a Milano da inizio febbraio, mi pare, tipo il 4 febbraio, e sono stata qua tutto questo inverno, questa primavera. Ora che è estate, raga, come posso non andare a Rimini dai miei genitori, andare al mare? Cioè mi manca tantissimo questa cosa e ogni due weekend sto andando a Rimini. Effettivamente sì, è una spesa e fare avanti e indietro col treno ogni volta, poi comunque qua pago l'affitto, insomma, cioè, ci tengo a starci a Milano perché insomma, mi piace la nostra casetta qua a Milano, sto molto bene e lo so che non ve l'ho mai fatta vedere, ma anche quella arriverà presto, ve la farò vedere, giuro. Fatemi sapere, volete l'home tour? Cioè se ho tanti commenti che ho scritto sì, vogliamo l'home tour, cioè lo volete vedere? Lo faccio, sto un po' rimandando, non so come mai. Comunque, passando da un argomento all'altro, stavo dicendo, sto facendo avanti e indietro appunto perché Rimini si sta da Dio in questo periodo, si va al mare, si va ai Ciringhiti la sera, si sta
veramente in maniera incredibile. Poi ci sono un sacco di nostri amici lì. Come faccio a non tornare a Rimini? Io mi chiedo. Qui a Milano poi fa un caldo incredibile, la mia estate milanese la sto sentendo per bene perché fa molto caldo. E però comunque in questi giorni vi porto nella mia vita qua a Milano in estate. A Rimini ci vivono i miei genitori, quindi lì vado a dormire nella mia vecchia casina, nella catena dei miei. E invece qua a Milano torniamo io e Filo, perché comunque lui lavora qui, può fare smart working col suo lavoro ma deve anche lavorare un po' in sede. Io invece, volendo, potrei lavorare ovunque, andare in qualsiasi parte del mondo praticamente. Mi piace stare a Milano e voglio stare a Milano per un periodo per testare questa città e vedere se ha senso vivere qua oppure ha senso stare in un'altra città magari dove si spende meno, perché Milano è molto costosa. Quindi quest'estate mi vedrete molto fare avanti e indietro Milano-Rimini. Soprattutto probabilmente ad agosto, sto pensando di tornare a Rimini tutto agosto. Comunque sono molto carica per il weekend, io e Filo abbiamo delle cosine carine che vogliamo fare, forse andiamo anche a cena fuori, forse andiamo a colazione, insomma ci godiamo un po' questo weekend a Milano, vi faccio vedere che cosa facciamo e che cosa faccio. Voglio venerdì pomeriggio, io e Filo stiamo a prendere un cappuccino, ci mettiamo qua a leggere. C'è un po' di casino. Comunque piove. Questa è una delle cose che faccio spesso nei pomeriggi a Milano. Bar, cappuccino e mail, così. Mi metto un attimo in mezzo qui per spiegarvi che cosa sta per succedere nel vlog. Perché sono stata invitata questa sera, venerdì sera, a un evento aperitivo con tantissimi altri TikToker, influencers, content creator. È la prima volta che faccio una cosa del genere, cioè vado ad incontrarmi con tante persone che creano contenuti, ma veramente tante, perché in teoria saranno 40 minimo persone che fanno contenuti. Poi vi faccio vedere chi ci sarà, se riesco. Ed è una figata questa cosa, perché è un incontro che viene fatto solo qua a Milano e questa sera sarà un aperitivo, un talk ci sarà, quindi si parlerà di contenuti, di novità, ma ci sarà anche un karaoke alla fine, e quindi non so, vediamo cosa succede. Ma questi giovani di oggi no, però io ti giuro. Buongiorno, buon sabato. Un'altra attività che ci piace fare a tema shopping qua a Milano, e questa non ve l'aspettate, ve lo dico, è andare nei mercati delle varie zone, perché qua a Milano ci sono un sacco di chicche nascoste. Fate conto che ci sono prezzi veramente bassi, dopo vi faccio vedere. E quindi questo è un tipo di shopping che a Milano mi piace fare. Ora vi faccio scoprire il mercato di Sesto Primo Maggio, che rimane sempre vicino alla metro più o meno. E andiamo. Ma prima colazione. C'è un casino incredibile. E tra l'altro tutte le signore ci hanno rubato il posto a sedere, morta. Caccio. Ci sono un sacco di vecchini, vero amore? Un sacco, sono vecchini. E dato che non ho filmato tantissimo al mercato, vi faccio vedere però il TikTokino che ho fatto, che è questo qua. Ciao ragazzi, oggi andiamo al mercato di Sesto Primo Maggio. Qui bisogna proprio ravanare, ravanare. Tantissime cose a 1 euro. Tanti stand a 5 euro. Devo dire che ci sono un sacco di bancarelle di cose di casa, quindi se vi interessa, qui è pieno, prezzi ottimi, vedete, letteralmente pieno. Ciao ragazzi! E ovviamente poi ho fatto anche il video di che cosa ho comprato, quindi se vi interessa, questo è il mio TikTok, potete trovare tutti i video lì. E basta, bene. Ragazzi, il vlog è stato un attimo stoppato, nel senso che non mi ho aggiornato tanto, però questo weekend qua a Milano c'è il Radio DJ Festival, è una roba incredibile e vi giuro, c'è un casino incredibile per questo motivo, vi giuro che mi sono rilassata un sacco. Sono qua con Filo al Parco Sempione,
sto leggendo un libro, sto leggendo questo qua, in inglese, sulla creatività, e è molto bello, devo dire che mi sto rilassando un sacco questo weekend. Quindi questa è un'altra super attività che facciamo qua a Milano d'estate, andare al parco, stare qua con un telo e rilassarci così. Ragazzi, è stato veramente un weekend spensierato, e tanto che ieri non ho neanche concluso il vlog, cioè non ho detto nient'altro, siamo stati tranquilli dal parco. Ora mi sto truccando, è lunedì mattina, si incomincia una nuova settimana a Milano, anche se in realtà penso che domani tornerò a Rimini, anzi non domani, mi sono sbagliata, comunque questo weekend sarò a Rimini. Comunque, dato che ci siamo, vi consiglio anche questa crema incredibile per il viso, crema SPF che protegge da tutti i tipi di raggi UV. Hanno anche un sacco di pubblicità su YouTube, probabilmente l'avete già vista, e è meravigliosa perché adatta a tutte le pelli, anche quelle più oleose e più grasse, e ve la consiglio tantissimo. Protezione 50 come base make up anche è perfetta. Se cercate un'ottima protezione solare, questa. Di tutti i prodotti che vi mostro, comunque vi lascio il link giù in info box, e ricordatevi che c'è sempre un super sconto. Allora, stamattina volevo truccarmi insieme a voi, vi mostro anche il mio correttore preferito del periodo, che è lui, il Bare With Me di NYX, pazzesco. Questo non va mai nelle pieghette, cioè non vi evidenzia niente, è pazzesco, sono innamorata di questo correttore. Allora, forse è una colorazione un po' troppo chiara per me in questo momento. Dovrei prenderlo di una colorazione leggermente più scura. Ve lo straconsiglio, lo amerete. E ne basta pochissimo. Non userò neanche il fondotinta oggi, ho deciso. Sto solo con la crema solare. Blush in crema di Revolution. E questa colorazione è la Raspberry. Wow. Metto fuoco fuoco. Lo provo a sfumare col pennello. No, vabbè, ha una texture che mi piace tantissimo. Super, super consigliato. È uno dei prodotti must per l'estate, il blush in crema. Raga, questo costa pochissimo. Vi lascio il link giù. C'è in tante colorazioni. Questa è la mia preferita, di sicuro. Mi piace un sacco, da questo colorito super sano, fresco, luminoso, ma non troppo, adoro. Poi voglio testare un mascara, il mascara marrone Lush Paradise. Eccolo qui, della L'Oreal. Andiamo ad aprire, a vedere com'è lo scovolino. Sono molto curiosa di testare un mascara marrone. Fa un effetto molto, molto naturale. Mi piace, devo dire, molto. Non è un marrone proprio che si nota tantissimo che è marrone, però non è sicuramente quel nero ultra black. Mi piace un sacco, adoro. Che ne pensate? Per me è super promosso. E per finire, per le labbra metto questo qui, preso sempre su Look Fantastic. È una sorta di balsamo labbra idratante, nutriente al cocco. Si può utilizzare anche come maschera per le labbra, per nutrirle. Ma sono molto secche, io lo amo, ma lo tengo anche durante il giorno in casa. Ha un leggero odore al cocco che mi fa impazzire, e l'effetto è questo qua. Lo tengo su in casa per lavorare e mi piace molto come prodotto. È molto leggero, non fa quell'effetto appiccicaticcio, è veramente morbido e idratante sulle labbra, mi piace molto. Sono molto contenta di aver provato qualche prodottino insieme a voi, perché insomma tra poco uscirò, ma mi sono già truccata praticamente in due passaggi. Devo dirvi assolutamente una cosa che vi lascerà senza parole. Se non mi seguite sugli altri social ancora non la sapete, ve la devo dire anche qua. Ragazzi, dal 28 giugno al 30 maggio ci sarà uno Shein pop-up store qua a Milano. Cioè, Shein aprirà il suo primo negozio fisico in Italia, a Milano, solo per due giorni, tre giorni, 28 e 30,
E dalle 10 di mattina alle 20 di sera, mi pare, quindi dalle 10 alle 8 di sera, io assolutamente farò il vlog. Tra l'altro oggi è il 27, quindi già domani mattina io sarò lì a filmare, a vedere, a comprare. Ovviamente farò il vlog, quindi seguitemi, iscrivetevi qua al canale, non perdetevi il video, ma venite anche su Instagram, su TikTok per avere degli aggiornamenti subito domani mattina. Appena apri il negozio vi faccio vedere tutto. Non vedo l'ora, sono curiosissima di scoprire che cosa hanno pensato per questo primo negozio in Italia. Detto questo vi saluto, grazie della compagnia, lasciate un mi piace per tanti altri video. Noi ci sentiamo prestissimo, mi raccomando iscrivetevi così non vi perdete i prossimi video. Vi mando un mega bacione.